Ciao a tutti ragazzi, sono Renner e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come vedete siamo un po' in un ritorno al passato perché siamo con Farming Simulator 2011. Questo un attimo una schermata di menu giusto per iniziare. Mamma mia sta musichetta ragazzi. Tanto ho iniziato anche di qua per farvi notare che su auto me lo mette su medium. Cioè col mio computer Farming Simulator 15 ovviamente lo gioco tutto in auto, me lo mette su very high, qua medium. Vabbè, mettiamo very high perché comunque. Ecco qua ragazzi il DGA, che è la Platinum Edition, che lo aggiungo comunque i DLC. Io, cioè, ai tempi mi ricordo che passavo, attaccavo il TM175 a un carro che adesso non mi ricordo. Mi sembra che era anche base del gioco, vediamo. Trailer. Non me lo ricordo sinceramente. Forse questo, non ne sono tanto sicuro. E tipo, non riuscivo mai a riempire una trincea. Tra l'altro questa è più piccola, vabbè, anche per semplificare il giro. In genere dovrei avere anche la wheel loader, se non erro, non combines. La pala gommata, no, non ce l'ho. Quella grigia tipo. Non c'è, eh? Eccola qua. Questa è una delle cose del DLC. Forse anche questa. Che qui c'era una roba in più. C'erano i pomodori dal 13 che non ci sono. Vabbè, 13 anche poi 15. Le mod e basta. Qua niente di che. C'erano i ferri di cavallo. No, i ferri di cavallo erano nel 13. Qua non c'era niente forse. Il digestore del 13, il biogas. Adesso mi porto dove vi dicevo io anche la spiaggia. Tra l'altro mi ricordo tutte le volte, tanto più sì, queste cose. Io ho trinciato sto campo di mais con l'elter, era un casino. Una volta ero andato, mi pare, su da quelle montagne, cioè avevo una botte dietro per vedere un po' lo sforzo dei mezzi, così. Ci vediamo. Ok ragazzi, una volta ero finito, non mi ricordo. Vabbè. Non mi ricordo sinceramente neanche più il perché, spero l'auto non sia troppo alto. Era finito giù di qua con un trattore. E tipo mi ero preso la Cato, c'era cioè l'autogru, Gran Cato, una roba del genere. Ancora delle top mod che sono usciti anche per il 13 oltretutto. Per il 15 non mi sembra. Comunque per il 13 ne sono più che sicuro. Tipo c'era questa gru, mi tiravo su i mezzi quando andavo in acqua, solo che poi non funzionavano, se non erro, mi sembra che non funzionassero più, come comunque anche nel 13 e nel 15, se un mezzo tipo attacco tu lo tiri fuori e non parte, li ripristinavo lo stesso. Qua ragazzi, uno dei campi più grandi nella mappa, se non il più grande, ho la mappa nell'edizione del CD, perché non guardarla? No, non c'ho la mappa. Ma mi ricordo che una volta c'è. Ah, aspettate un attimo, non scappate che mi vado a prendere la mappa, perché questo è il CD della Platinum Edition. Io avevo invece la mappa, me l'avevano data in quello normale. Mi vado a prendere un attimino, 20 secondi la mappa. Ok, sono tornato. Ho la mappa davanti e sì, mi sembra che comunque il campo questo qui dal porto sia il più grande. Quante volte abbiamo trebbiato quel campo? C'era un mucchio di volte che provavo a saltare sulla nave, a vedere se riuscivo. Sui punti di scarico con le freccette, il porto. Qua una volta mi ricordo. Ah, qua! Ecco cosa c'erano, le bottiglie di vetro. Mi ricordo che qua tipo ci ho scaricato le balle delle volte di quel campo lì. Questo è un edificio che poi è entrato a far parte di... Eccone una. Sinceramente adesso non me lo ricordo più. Se l'hanno preso da questo o da Demolition Company per portarlo su uno e sull'altro. Comunque facevano parte... Cioè questo c'è due su Demolition Company. Sacchi delle seminatrici. Sì, sinceramente, adesso ripercorrere tutto mi è un po' difficile.
perché comunque sono degli anni che non gioco. Comunque perché ci vediamo qua. E poi ci dava l'achievement, la medaglia. So che io non sono mai riuscito a trovarle tutte. E niente, usavo anche una mappa. Guardate le macchine che si può andare contro. LOL. Ora ci siamo piantati, perfetto. Usavo anche una mappa mezza un po' diversa, quindi non posso neanche comprarmi niente. Amen. Vendiamo questo qua e ci compriamo questo. Blizzard. Mitico Blizzard. Non mi ricordo sinceramente cosa stavo dicendo. La farm è quella, va bene, non ve l'ho detto, sono confuso. La rotonda che c'è in città, poi adesso mi guardano su mina qua, c'era tutto il libretto che dava spiegazioni, un sacco di roba, cioè di solo get, cioè allora vi leggo i requisiti. Allora, Windows XP Vista o 7? 2 GHz di Intel o AMD, Nvidia, vabbè, tutte le serie 6.000 i 800, ATI Radeon X850 o S3 Chrome 430 GT or better, minimo 256 MB di RAM, la RAM video, 1 GB di RAM e 1 GB di disco libero e dopo. Bello, no, perché mi dovete togliere tutto il divertimento? E vabbè, lo sappiamo che la Giants ha sempre fatto queste cose per togliere il divertimento. Intanto qua il gasolio va a galloni, invece tipo nella sì, va a galloni. E comunque nell'altro andava nell'altro ce ne avevamo tipo 100 galloni, facciamo uno di più, non chiedetemi perché. Guardate qua campi, chiaramente io non mi ricordo tutto che campi erano. Questo qui comunque mi sembra anch'esso erba, sì. Qua c'era un deposito dove venivo di tanto in tanto a vendere, che sinceramente non mi ricordo qua se c'erano grandi richieste o cosa. Comunque ci venivo a vendere, ma quando non sapevo leggere qua, quindi portavo tutto qua perché era più vicino in effetti. La chiesetta, il negozio agricolo qua dietro c'è, non so se si chiama così o se poi è cambiato il nome in qualche altro modo, ma tipo è shop, in tutti i salti c'è la camera legata al dottor, Lakeshore Shopping, sì, beh, il trampolino, quante volte mi sono trampolato, mi sono buttato dal trampolino, l'erdraio, là dentro c'è una rotonda, non mi ricordo più, là, eccola. Adesso, vabbè, qua giocavamo prima, lo store, ah, non mi neanche ricordi, ragazzi. Adesso mi porto là dove ci facevo fare delle missioncine, che poi, vabbè. Tanto ragazzi, vorrei tirare l'attenzione su uno dei primi campi che io mi sono trebbiato in questa mappa. Per conto mio, diciamo, senza il primo che ci ho fatto previare questo. Poi l'avevo imballato, caricavo le balle sul carro per le balle, poi facevo i disastri, e quindi ho comprato, no, non c'era l'altro caricante per le balle tondo, non mi ricordo più cosa ho fatto, forse ne portavo una o una col trattore, ecco, forse sì. Il treno che passava lì in cima alla montagna, che poi ho dovuto, poi niente, ho detto, poi non ci si poteva andare, ho provato ad andare, non ci riuscivo, ma sopra la chiesetta che si trovava dietro un pilastro, una bottiglietta di vetro, di plastica, quello che è. In teoria su questo pilastro di qua, appoggiata, c'era una bottiglietta da raccogliere, o forse da quest'altro, non ricordo bene, tipo qui in mezzo era, mi sembra, no, mi sta fregando in modo che non mi piace, eccola,
Poi l'Ancimo provato ad andarci, ma non si poteva perché comunque c'era il muro, la collision, un muro invisibile, chiamatelo come volete. Poi qua non c'era ancora, poi semmai dopo vi faccio vedere se non riesco a fare il video troppo lungo. Tra l'altro adesso te lo vedo, fermo un attimo. Che qua sono le ruote che ha il... No, sembrano troppo diverse che le ruote che ha il merlo. Tipo qua, sì, questa qui non ce l'ha. La mappa qua poteva fare una missione di parcheggio. La mappa con Zavoil, tipo qua c'era tipo in tetra la... te la ricordo adesso. Intanto buttiamo in mezzo in acqua. Ok, non si può più ripristinare, si può solo vendere ora. Era là... no, più Two Rivers. Ike Map. Era tipo originale, un po' diversa. Adesso ci vediamo un attimo con le missioncine per farvi vedere una cosetta. Ok ragazzi, rieccoci tornati. Come vedete qui abbiamo comunque tutti i mezzi, dal più piccolo al più grande. Questo era il più grande, e comunque tutti i mezzi un po' più grandi da parcheggiare. E io niente, quando non sapevo cosa fare, anche se qui ce n'è tanti, qua io potevo tranquillamente fare sell, vendi, cosa che nel 2013, ma già anche, cioè nel 2015, ma già anche mi sembra 2013, non si poteva fare. E niente, io vendevo, adesso in teoria non c'è più niente, volevo vedere questa mod cos'è. Tipo, compravi qua le vacche, ti veniva sotto Carolina, Elvis, Erna, Tina, Berna, vabbè, Anita, Pia, poi veniva tipo 1, 2, quando ne compravi un mucchio, vediamo se vedete 2, no, non ho più di soldi, che pirla, 25.000, ragazzi, 25.000 euro a vacca, non so se mi spiego. Adesso vediamo se riesco a comprarmi un trattore, sì, prendiamo questo. Ok. Vabbè, ah, Bergman ha fatto 900.000 di 900k del 2013 e anche 2015. Vero? Sì. Questi, guardate, cioè, già non era fatto male, bisogna notarlo. Non era fatto per niente male per essere una mod del... Che poi mi sa che era originale, però, cioè, guardate che bei dettagli in confronto al Deus. Deus si vede che è tanto finto, che poi guardate si buggava il sollevatore. Vabbè. È fatto anche bene, potete vedere. Cioè, può essere una mod degna anche del 2015. Vabbè, a rivedere i fari. Comunque, come dettagli siamo messi anche bene, cioè. Non era così tanto brutto. Avevamo qui il controllo col mouse, sacco di roba, e poi sapevamo anche il JN, no, il KM, scusate, ovviamente usavo, ma usavo solo la tastiera qua, anche per il telescopico, che adesso non so se riesco a prendere, no, se vedo un trattore sì, usavo sempre la tastiera con il J, KMN. Poi era una nuova versione di questi Agrotron, no, Agrovector, scusate. Che non si autolivellavano, che tipo avevano aggiunto i piedi davanti, adesso io compro un trattorino così alla cavolo, tipo questo. E anche una forchettina però. Sì, queste qui anche erano tipo nuove. Adesso vediamo di prendere questa per l'Agrovector. Che tipo io all'epoca 2011, quindi avevo circa 11 anni, non sapevo la pronuncia dell'inglese, lo leggevo male, invece che Agrovector mi ricordavo, mi ricordo lo chiamavo Agrovotech. Vabbè, cose che capitano. Qui vabbè, adesso tiriamo su. Mi ricordo che tipo avevo alzato la trincia, mi sembra, con due Agrovector io poi. Forse se lo tenessi più basso non sarebbe una brutta cosa. Avevo messo, ma, diversi trattori là in cima. Poi vabbè, c'era un livello molto alto di
di gioco senza fare nulla, tipo quello che sto facendo adesso. E qua mi sembra che c'era un'altra bottiglia. Da qualche parte c'era. Invece no. Perfetto. Ma mi ricordo che c'era una, sinceramente. Vabbè. Guardate intanto le macchine che non sono variate dal 13. Dal 15 per fortuna non, forse neanche tanto. Comunque mi sembra che un po' siano variate. Qui che si apriva lo shop. Molto molto bello. Cose che nel 2013 comunque hanno perfezionato. Là c'era il castelletto che io per prendere la scorciatoia alla fine andavo sempre su dritto di qua, poi facevo disastri perché mi piantavo. Adesso ci vediamo ancora con l'ultima missione per farvi vedere ancora una cosa. Ok ragazzi, eccoci qua. Tra l'altro, chi si ricorda nel 3, 15, 11 qua che si muoveva, si staccava sempre tutto quando uscivamo e si aprivano anche, quindi non potevate lasciare niente chiuso perché sennò se lo ritrovavate aperto. Qua praticamente c'erano le pietre che voi dovevate prendere e toglierle da strada. Praticamente io alla fine andavo sempre così, le prendevo, le spostavo fino in fondo, poi in fondo c'era una conca, che poi nel passaggio là in cima c'è il castelletto, qui si ricorda di questo passaggio, mamma mia ragazzi, quanto tempo. Proprio missioni semplicissime da fare. A me non sono come nel 2015 che per fare per comunque concimare il campo oppure seminarlo con la seminatrice da 3 metri mi danno un T8 3,20. Tipo, mi sembra che però non me lo ricordo perché io comunque la missione non lo facevo quasi mai, se lo mettevo qua sopra in effetti non funzionava. Quindi era anche studiata abbastanza bene per comunque evitarti un po' di cizzare e fartene prendere una per volta. Che poi sinceramente se noi prendevamo la lama forse potevamo anche prima, ma io non me lo ricordo quindi non facevo. Sì, mi ricordo lì il puntino che non era mai centrato, quindi dava fastidio. Ah, vabbè. Vediamo se riusciamo a finire la missioncina qua. Ok. Non cadere, non cadere, non cadere. Ecco il pancreato, bellissimo. Qua mi sa che non la finiamo perché tanto il 2011 chi l'ha conosciuto oramai se lo ricorderà, quindi niente. Guardate, anche il Cedro non era male, questo 2011 era già considerato uno dei giochi belli. Mi ricordo che tipo su da queste strade ci andavo con un T9 cingolato sia davanti che dietro e andavo su e giù, mi divertivo tipo. Poi vendevo tutti i mezzi che c'erano, mi ricordo come ho fatto prima, che facevo su un sacco di soldi, a meno da comprarmi qualsiasi cosa, tipo vendevo, poi andavo in MISC, mi compravo questo per andare dappertutto, la palagommata, queste cose che comunque sono rimaste invariate un po' da adesso. Ah, qua in cima c'è sto punto qua, quindi ci fa... Quindi, ah, qua, me lo ricordo, qui anche c'era tipo bottigliette. Qua sì, anche qua mi sembra che tutto quest'albero c'era una roba del genere. Va bene ragazzi, allora, già che siamo qui andiamo a fare l'ultima visita al castello, poi direi basta. Ditemi cosa ve ne pare, se avete giocato al 2011, se non l'avete fatto. Mi ricordo che qua provavo ad andare su con i trattori, su per la passerella. Mi sembra anche che con uno ci ero riuscito sinceramente, forse no. Boh. Anche qua una bottiglia c'era, non mi ricordo esattamente dove, che si entrava sopra il castello, si poteva salire fino sopra. Sì, mi sembra proprio di sì. Oh no, no, era tipo fatto così, ma io mi ricordo che c'era una bottiglia. Mi hanno rubato la bottiglia, no, la bottiglia c'era. Sarò io che non sono più allenato, non mi ricordo più dove sono le cose. Però sono quasi... Certo, diciamo un po' così che c'era, forse dal di qua. No. Vabbè, vi lascerò a voi magari dal video capire se c'era o no. Vabbè. Io da questo bel... vabbè.
questo panorama sul campo più grande della mappa è il porto. Vi lascio, ci vediamo comunque con la serie sul 15. Non l'abbandono per il 2011, statene sicuri. Non vi preoccupate. Ah, guardate qua, vabbè. Dade, tutto. Tra l'altro le righe perfette dei campi. Uno, non è perfetto. No, è un difetto grafico. Forse no. Sì, è un difetto grafico. Quindi, Dade, è tutto. Ah, dato che ho anche il 2009, ditemi se volete vedere qualcosa sul 2009. Ciao a tutti!